Onorevole Gozzi, l'Europa sconvolta da quanto accaduto, il governo come si sta muovendo? Il governo ha innanzitutto lavorato moltissimo nello scorso anno per rafforzare tutte le misure di prevenzione, di controllo. Abbiamo certamente rafforzato il dispositivo italiano. Questo è un attacco a tutti noi, perché attaccare l'Unione Europea vuol dire attaccare a tutti noi. Ora dobbiamo lavorare per fare di più e accelerare i negoziati, perché l'Europa si dota e si doti di nuovi strumenti anche a livello europeo per lottare contro il terrorismo. Penso al corpo di polizia delle frontiere esterne, penso a una banca dati europea per le informazioni dell'intelligence, penso allo scambio di informazioni o alla procura europea, sulla quale l'Italia finora non è riuscita a convincere gli altri governi che questo nuovo soggetto deve avere anche delle competenze per lottare contro il terrorismo, e anche infine dotare l'Europa in prospettiva di nuove risorse per lottare contro il terrorismo. Si sta parlando anche di Libia in questo momento, l'orientamento quale potrebbe essere? Noi abbiamo impegnato tutta l'Europa a lavorare con il nuovo governo libico sulla base delle richieste del nuovo governo libico, e già l'Unione Europea è impegnata a dare tutta l'assistenza necessaria al governo libico nel momento in cui questo avvierà i suoi lavori, anche per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, oltre che la lotta contro i trafficanti di esseri umani. L'Europa saprà reagire a questo ennesimo attacco? L'Europa ha il dovere, ha l'occasione di diventare se stessa, e quindi ha il dovere, l'occasione di dimostrare unità tra le istituzioni e i governi, unità tra le forze politiche, solidità democratica, e deve però anche accelerare la risposta in termini di strumenti politici, legislativi e finanziari, perché oggi andiamo molto più lenti del terrorismo e noi dobbiamo invece superare in velocità il terrorismo per prevenirlo e per distruggerlo.